Siamo con Domenico Parisi, titolare del Lido Tahiti di Palmi, ristorante Il Figo. Ecco, domani si riapre la Tonnara. Ecco, sei contento, ecco, di questa apertura? Contentissimo è dir poco, perché domani finisce la limitazione negli spostamenti. Non è una zona rossa come tutti hanno frainteso, semplice limitazione degli spostamenti. Noi da domani ripartiremo. Da questo fine settimana siamo la località turistica più sicura al mondo, dopo quello che c'è stato con pochi casi, quindi ripartiremo alla grande, siamo fiduciosi perché alla fine questa qua resterà come pubblicità e nient'altro, perché il problema Covid ce l'ha tutto il mondo, non ce l'abbiamo solo noi, quindi tra qualche giorno rimarrà la Tonnara un'area sicura. E ne approfitto per invitare la nostra presidente Santelli, se ci viene a trovare, e a rilanciare con una buona campagna pubblicitaria il nostro posto, e invitare tutti voi a ritornare a frequentarci, a trovare il Lido sempre più accogliente. Le misure rimarranno come quelle di prima, anzi verranno pure ampliate per una maggiore sicurezza, soprattutto iniziale. E che dire? Quindi Sono siamo pronti, pronto quasi per siamo l'estate. pronti per l'apertura di domani. Voi sempre siete i primi a mantenere quello che era il DCPM per il stanziamento degli ombrelloni, misurazione della temperatura, mascherina. Ecco, Sì, già voi calcola lavate. che il decreto prevede 10 metri quadrati a ombrellone. Vi faccio vedere, 10 metri quadrati a ombrellone. Cioè una distanza di 3,3 metri per 3,3 metri. Noi ne abbiamo una di 7,7, quindi abbiamo 10 metri 50 metri quadrati a ombrellone. 50 metri quadrati a ombrellone contro i 10 che tutti prevedono, che prevede il decreto. Quindi non è sicura, è super sicura in una Tonnara, in una zona località turistica altrettanto sicura. Quindi domani saremmo il massimo della sicurezza a livello mondiale, pubblicizzati come Ibiza, però noi, il nostro nome è girato forte come Ibiza, però di tutto ciò ci rimarrà soltanto una bellissima una pubblicità perché, vi ripeto, chi non ha avuto il problema coronavirus, chi non ha visto il Covid in tutta Italia, anzi in tutta Italia, quelli che vengono dal nord, da Milano, da Bergamo, non nessuno ha paura assolutamente, perché loro hanno vissuto cose. Hanno l'orrore vero, hanno vissuto noi qua, cazzate. Poi, come ieri ha detto Sallustri a Canale 5, di cosa stiamo parlando? Di quattro casi in isolamento domiciliare. Quindi, un augurio di pronta guarigione, soprattutto ai quattro malcapitati. Però, la Tonnara deve ripartire e ripartirà al più presto.